convegno molto importante oggi. Rotary si dà da fare nel mondo, però deve ancora fare tanto. Il Rotary certamente ha fatto tanto, sta facendo tanto e dovrà fare tanto. La Fondazione Rotary è quel suo strumento privilegiato con la quale dopo 100 anni, perché stiamo celebrando il centenario dalla sua nascita, si impegna per fare del bene nel mondo, perseguire il bene comune e distribuirlo secondo le esigenze a tutto il mondo, senza distinzione di razza, lingue e religioni. E come abbiamo detto oggi, abbiamo fatto appello oggi a tutti i rotariani, presidenti, presidente Ingaming, è molto importante lavorare per progettare, perché la Rotary Foundation è un'organizzazione splendida che ha molti denari disponibili per fare del bene al mondo. E allora il compito dei Rotary, è compito di ciascun Rotary, è compito di ciascun territorio cercare di progettare, organizzare, per proprio avere dei risultati poi concreti nei territori. Un aiuto come quello che dà il Rotary veramente è un aiuto che ai nostri giovani può cambiare la vita, può cambiare la vita, e questo noi lo dobbiamo fare, perché nei territori ci sono veramente tanti giovani che hanno bisogno di aiuto, che sono preparati, che sono bravi, che hanno degli obiettivi, hanno degli scopi, e noi li dobbiamo scovare. O ci dobbiamo far scovare e aiutarli nella prospettiva. Sì, parliamo innanzitutto della nostra fondazione, che ci permette di avere quella forza economica per affrontare i problemi non solo del nostro territorio, in primo luogo perché sono i più immediati, ma anche di pensare a quelle comunità lontane che hanno bisogni a volte anche superiori a quelli nostri, ma che noi possiamo aiutare, certamente non risolvere i loro problemi, ma sicuramente dare una mano per rendere il mondo un posto più sano da vivere. Oggi è un seminario che traccia il futuro del Rotary, perché il Rotary non è soltanto stare a cena tra amici, ma è programmare interventi concreti nelle zone dove c'è necessità del nostro intervento. E siccome adesso il terremoto ha devastato gran parte del nostro distretto, soprattutto Montana, parlare di Rotary Foundation, cioè di interventi, la Rotary Foundation chi è? Il braccio economico del Rotary, quella che interviene coi soldi. Parlare di interventi concreti a favore dei nostri concittadini così duramente colpiti è una cosa essenziale ed importantissima. Quello che si chiede da parte della Rotary Foundation sono progetti concreti in grado di produrre nuovo reddito. Però se studiamo progetti in grado di favorire corsi di preparazione per ragazzi delle zone montane, per creare nuove start-up produttrici di reddito, la Rotary Foundation triplica la forza del nostro intervento. Per cui se un club finanzia 10.000 euro, la Rotary Foundation ne tira fuori altri 20.000, realizzando progetti via via più importanti. Punto, ma va detto che solo con interventi economici e concreti e con l'intervento fattivo si riesce a far entusiasmare i soci e la vita del club, perché il club non è fatto di chiacchiere, è fatto di opere concrete. Quindi se riusciamo a realizzare interventi dove i soci vedono e anche la popolazione circostante vede che il Rotary non è fatto di discussioni, di teorie, di dibattiti, ma è fatto di interventi di muscolo a favore della gente che ne ha bisogno, il Rotary assume un'importanza maggiore in questa società, perché come ha detto il governatore, una volta si andava a sovvenzionare l'Africa, adesso col terremoto l'Africa siamo noi. Lavoro con Rotary da 13 anni ormai e anche se non sono rotariana sono molto dedicata ai valori del Rotary. Il mio lavoro è particolare perché oltre a fare dei seminari così io lavoro direttamente con i donatori stessi e quindi ho un rapporto personale con persone che vogliono appoggiare e dare sostegno ai nostri programmi e quindi cerco di personalizzare e arrivare a quello che è veramente importante per la persona che ho davanti. Quindi il mio lavoro è diverso dai miei colleghi nel senso che giro molto in tutta l'Europa ma anche Africa a parlare con delle persone che hanno passioni particolari e che vogliono agire con le nostre aree di intervento.
La maggior parte dei nostri donatori sono i rotariani stessi, perché appunto sanno dove vanno a finire i soldi, sanno benissimo la gestione accurata che facciamo alla Fondazione Rotary, molto trasparente, quindi si fidano di noi ed è giusto che i rotariani appunto danno sostegno alla propria fondazione che porta i loro valori.